polpa di cellulosa. Giuro, non è un piatto vegano. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Come state ragazzi? Ritorna la rubrica dei materiali. E allora, oggi un video curiosità su un materiale che useremo di qui a breve e che è un materiale super versatile e poco conosciuto dai non addetti ai lavori. La polpa di cellulosa. Prima di andare avanti col video però, mi raccomando, venitemi a trovare su Facebook 3 video creativi al giorno per allietare le vostre giornate, cercate pennello bianco su fondo rosso e venite su Facebook perché quest'anno il corso di disegno sarà tenuto solamente ed esclusivamente su Facebook, quindi quando comincia, quando si farà, le modalità, le iscrizioni, troverete tutto su Facebook, quindi se siete interessati a partecipare al mio corso di disegno annuale che oramai è giunto alla 7ª edizione, vi aspetto su Facebook, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Così come vi aspetto anche tutti su Instagram per gli approfondimenti fotografici di quello che è il mondo di Arte per te e dei miei 2 altri canali, Ombretta e 2 cuori 1 cappa. Quindi anche su Instagram, pennello bianco su fondo rosso. Prima di cominciare, regalami sulla fiducia un pollice in su e se vorrai, se mi vuoi bene, anche una condivisione e presentami ai tuoi amici. E io sarò contenta, grazie, perché vorrà dire che il mio lavoro qui su YouTube avrà fatto breccia in te e quindi di questo sarò molto molto felice. Grazie se lo farete. Passiamo alla polpa di cellulosa, questa sconosciuta. La polpa di cellulosa è, come dice la parola stessa, la polpa, la sostanza della cellulosa che viene estratta dagli alberi e dalle piante con cui viene fatta la carta. È infatti una sorta di, a vederla, polvere bianca fatta esclusivamente di quella che è la materia della carta. Ma a cosa serve questa polpa di cellulosa? Viene venduta comunemente così, in pacchettini che poi hanno questa polvere bianca di una consistenza molto leggera, sembra un po' quando aprite velocemente un pacco di ovatta ed escono i pelucchi. Ecco, la sensazione è quella. Dice, ma a cosa serve? Serve a 250 milioni di cose. Innanzitutto serve in restauro ai restauratori del settore cartaceo. Con la polpa di cellulosa e la tilose, che è una colla fatta anch'essa di cellulosa, si colmano le lacune della carta, per esempio nelle stampe pittoriche piuttosto che nei libri antichi, quando ci sono dei buchi spesso vengono colmati con uno stucco di carta fatto con polpa di cellulosa e colla tilose, vengono miscelate insieme le due sostanze, vengono stese e diventano sostanza stessa della pagina o del foglio che vogliamo colmare. Ma recentemente se ne è fatto un uso assai più spendibile, perché con essa si creano degli stucchi materici che vi farò vedere molto presto su Arte per te, per creare appunto la sculpture painting. La sculpture painting è una pittura scolpita, cioè una pittura molto aggettante che viene fatta anche grazie alla polpa di cellulosa. La polpa di cellulosa è totalmente biodegradabile, quindi da un certo punto di vista va trattata in maniera tale da non inondarla d'acqua, perché sennò si discioglierebbe, ma si adatta molto bene alle colle, creando con essa una mestica, una pasta molto ben stendibile a spatola. È ottima anche da miscelare ai colori per creare una pasta che comunque rimanga leggera ma diventi un po' più materica e si adatti benissimo ai supporti, non soltanto di tela ma soprattutto cartacei. Diciamo che un colore acrilico miscelato
fatto con polpa di cellulosa può dare delle belle soddisfazioni usato a spatola sulla carta per creare delle mestiche materiche che reggano bene anche sulla carta e che anche cromaticamente non si dissocino, non diventino troppo pesanti come possono essere gli stucchi o le sabbie rispetto al supporto che le ospita. Quindi da oggi conosciamo un materiale in più. Per fare la polpa di cellulosa homemade e non comprare un sacco che non sapremo quando usare e averla sempre all'occorrenza pronta, io vi suggerisco una simil polpa di cellulosa. Ora qui gli addetti ai lavori andranno a guardare la composizione chimica, ma aspettate ragazzi, se voi siete dei restauratori del cartaceo, innanzitutto non c'è bisogno che guardiate questo video su YouTube, che è invece un video dedicato a chi dell'arte vuole farne un piacere, un hobby, e secondariamente è ovvio che si comprano i materiali migliori per esperire meglio il proprio lavoro. Ma se un giorno doveste rimanere a secco improvvisamente e non avete dove sbattere la testa perché è il giorno di Natale o di Pasqua, niente paura, una simil polpa di cellulosa è facilissima da creare anche a casa. Vi servirà un rotolo di carta igienica di cellulosa pura al 100%, lo trovate scritto nella composizione, e un buon blender o frullatore. Spostiamoci di là e andiamo a vedere la polpa di cellulosa come si fa e che aspetto ha. Allora, come vedete, questa carta igienica è 100% pura cellulosa. Voi questo dovete cercare nelle confezioni di carta igienica, indipendentemente dalla polpa di cellulosa, anche per l'utilizzo classico, è bene che sia 100% pura cellulosa. Prendiamone qualche foglietto, non tantissima perché vedrete quanta ne verrà, e infiliamola nel blender. Io preferisco farla poco alla volta. Massima potenza. E voilà, è fatta. Voilà, pelucchi che escono da tutte le parti. E quello che avremo è la polpa di cellulosa fatta in casa, che utilizzeremo prestissimo in un prossimo video, nei prossimi video. Visto la nostra polpa di cellulosa? Bene, fatene un pochino e mettetela da parte, perché nel prossimo video faremo una cosa fighissima e vedrete come ne rimarrete sorpresi. Avremo due video nel susseguirsi dove useremo questa polpa di cellulosa, che potrete naturalmente fare all'occorrenza. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, lasciatemi tanti commenti qua sotto, ditemi se conoscevate la polpa di cellulosa o se vi ho fatto scoprire un qualcosa di più, e noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!